Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, l'unica che conta. E dopo aver ascoltato Più bella cosa di Eros Ramazzotti, e quindi sicuramente qualche nostro ascoltatore l'avrà dedicata anche alla propria fidanzata, o perché no alla Juve, o perché no anche alla mamma, perché molte volte ci dimentichiamo anche della mamma, quindi magari qualcuno l'avrà dedicata proprio anche alla mamma. Simone, tu a chi l'avresti dedicata? A te. Beh, vabbè, e adesso qua divento tutto rosso. Ma a parte a te, queste, ai nostri ascoltatori. Ecco, questo è già molto meglio rispetto a me. Ma è arrivato il momento di presentare il nostro secondo ospite di giornata. E diamo il benvenuto a Roberto Loforte di Fuori Rosa TV. Ciao Roberto, buongiorno. Ciao Roberto. Benvenuto. Ciao, grazie per l'invito. Ciao Roberto, Fuori Rosa TV è un canale YouTube dove parli anche di Juventus. Quindi raccontaci un po' del tuo canale, raccontaci anche di questo inizio di stagione in cui la Juventus ha stupito anche qualcuno, perché in tanti dicevano queste due giornate la Juve rischia di fare anche 0 punti. Sì, allora per quanto riguarda il canale, io parlo un po' di tutto, ma soprattutto di Juve e soprattutto anche di giovanili, che è una cosa giovanile e femminile che non trattano tutti, quindi. E allora hai trovato, Roberto, scusa, hai trovato qualcuno con cui parlare anche di giovanili, perché è una delle mie personali passioni, quindi abbiamo modo male anche di chiacchierarne. Prego, continua pure. No, mi fa piacere. E niente, per quanto riguarda l'avvio di stagione, io invece non pensavo di fare 6 punti, perché io ad esempio su Juve-Napoli ero convinto che alla fine venisse fuori un pareggio prima della partita, perché poi sul 3-0 ero lì che speravo non accadesse, però e quasi ci avevi azzeccato alla fine. Infatti speravo di sbagliarmi, come poi alla fine è accaduto, però onestamente ero convinto che la Juve magari con un po' di fatica ma avrebbe fatto un bel po' di punti, ma non per una questione tanto di gioco non gioco, ma per una questione che la Juve comunque ormai è a un livello tale di giocatori, di professionisti, di talenti, che so che basta veramente che si mettono a fare quello che vogliono fare loro e insomma i risultati li portano a casa. Ah sì, quindi ti fidi del gruppo storico Juve, della vecchia guardia, di quella ormai voglia di vincere che negli anni è andata ad aumentare, cosa che invece tanti pensavano potesse invece affievolirsi dopo un po'. Roberti. No, ma soprattutto perché poi con il cambio di allenatore questa voglia aumenta ancora, perché hai voglia che i giocatori si responsabilizzano, quindi hanno ancora più voglia di affrontare la stagione. Assolutamente sì. E invece Roberto, l'ho chiesto anche all'ospite precedente, ci sono tanti giocatori che sembrano galvanizzati da questo ritorno di Maurizio Sarri. Higuain su tutti, ma io faccio un nome, ne parlano in pochi, ma ha fatto secondo me le due prestazioni migliori, è stato ampiamente uno dei migliori in campo in tutte e due le partite, ed è Alexandro. Allora, io credo che sono due situazioni un po' diverse, perché ad esempio Higuain fosse rimasto Allegri o fosse arrivato anche un altro allenatore, non credo che sarebbe cambiato. Lui ha voglia di rimanere alla Juve, ha fatto di tutto per rimanere alla Juve, quindi lui si è galvanizzato dalla voglia di prendersi la maglia, e già per questo secondo me questo ragazzo meritava la conferma, e per come si è allenato e tutto. Alexandro secondo me, insieme ad altri, ha avuto la reazione che ho cercato di dire prima, cioè il cambio di allenatore li ha stimolati e li ha responsabilizzati, in quanto insomma se una stagione ti va male ti nascondi dietro l'allenatore, se ti va male con un altro allenatore devi per forza responsabilizzarti tu, e quindi hai nuovi stimoli e nuovi, come posso dire, nuovi stimoli appunto a livello professionale, ecco. Sì, sicuramente. Roberto, io prima di, perché te lo anticipo, faremo anche, visto che sei appassionato di giovanile e femminile, faremo anche una parentesi su queste due categorie. Chiudo per quanto mi riguarda il discorso sulla prima squadra chiedendoti sulla Champions League, nel senso, adesso in campo si rientrerà contro la Fiorentina, trasferta non semplice tra l'altro a Firenze, anche perché la Fiorentina non è partita benissimo, quindi avrà motivazioni a 1000%, già le ha di solito contro la Juve, giocando in casa e non avendo fatto ancora punti sicuramente saranno
amplificate ancora di più. E poi si parte la Champions League contro l'Atletico Madrid. Ecco, un pensiero tuo su questo girone di Champions con, ricordiamo, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Allora, per quanto riguarda la Fiorentina, a me preoccupa la legge dei grandi numeri, perché la Fiorentina non vince da febbraio. E questo un po' è una roba che mi preoccupa. Bene, Roberto, hai alimentato più o meno l'ansia del popolo bianconero in questi minuti, grazie. Sì, ma infatti, no, ma perché io, cioè, queste cose qua mi lasciano sempre, mi fanno sempre preoccupare, no? La legge dei grandi numeri è una roba che spero sempre la venga, però mi preoccupa sempre. Temo che qualche nostro ascoltatore possa mandarti qualche messaggio non troppo simpatico, eh. No, noi ci scusiamo in anticipo, ecco. No, invece per quanto riguarda la Champions, io sono molto fiducioso, sia perché, come ho detto prima, la Juve è una squadra veramente forte, quindi già mi fido della squadra, ma poi mi fido anche del fatto che con il tipo di gioco che fa Sarri è esattamente il tipo di gioco che soffre l'Atletico, perché l'Atletico è una squadra che va molto nel creare le partite rognose, di chiudersi, mentre il gioco di Sarri è molto veloce, quindi ti dà pochi punti di riferimento alla fine dovuto alla velocità, quindi soffrono un po' questa cosa. Al di là di questo, credo che Bayer Leverkusen e Lokomotiv siano nettamente sotto di noi. Bayern può dar fastidio perché comunque è una squadra che ha talenti, che è messa bene in campo, però francamente io credo che la Juve, se gioca da Juve, se fa la Juve, non ha problemi, insomma. Roberto Loforte, Fuori Rosa TV, canale YouTube in collegamento telefonico qui a Social Club su Radio Bianconera. Facciamo una parentesi, Camillo, anche su giovanili, certo, e femminile. Partiamo dalle ragazze. Il campionato deve ancora partire, ma mercoledì una gara discretamente importante e allo stesso tempo per niente semplice, anzi tutt'altro, contro il Barcellona. Il neoacquisto Maria Alves, che dovrà prendere e prenderà il posto quantomeno inizialmente di Barbara Bonansea, cosa ti aspetti da questa gara della Women Champions League, Roberto? Allora, sicuramente loro sono più attrezzate di noi. Barcellona ha fatto la finale l'anno scorso, una squadra sicuramente più avanti sia come preparazione a livello proprio di questo tipo di partite, ma credo che siano anche forse un pochino, sono anche più dotati di noi anche a livello tecnico. Però c'è da dire che l'Italia non era dotata tecnicamente come molte altre squadre del mondiale, abbiamo fatto non bella figura, di più. Io mi aspetto soprattutto una cosa, che le ragazze, soprattutto il blocco italiano, dopo questo mondiale vadano in campo col Barcellona senza paura e cercando di mostrare quello che sanno fare, cosa che col Brøndby l'anno scorso non siamo riuscite, perché oggettivamente l'anno scorso col Brøndby è mancato un po' di coraggio nel vincere la partita, abbiamo patito troppo l'impegno. E servirà anche un pizzico di fortuna. Servirà che un pizzico di fortuna, anche perché il Barcellona è forte. Quello che voglio dire io, a prescindere dal risultato, penso che per la Juventus serva anche per il percorso di crescita che sta facendo. Ricordiamo comunque, esatto, che sì, il calcio italiano ha un limite importante rispetto ad altri paesi, perché non essendo uno sport professionistico alla fine limita anche nelle campagne acquisti, limita anche nella crescita, però lo zoccolo duro italiano, come hai detto tu, non deve avere paura, ma debba usare questo come una grande, secondo me, prova per far vedere a che punto è arrivata la Juventus, perché incontri una delle squadre più forti in Europa e vedere come va a finire. Ecco, diciamo che non è proprio stato confortante l'amichevole col Paris Saint-Germain, ecco lì si è visto parecchie differenze tra le due squadre. Sì, però vedi, anche col Paris Saint-Germain, io l'ho vista quella partita, oggettivamente il Paris Saint-Germain ci fa un gol nel momento che si è fatta male Bonansea. E credo che la Juve abbia avuto anche un piccolo contraccolpo in quella partita. Io devo essere sincero, col Paris Saint Germain non avevo visto una brutta Juve all'inizio, anzi c'è stata una palla gol per Caruso sullo 0-0 davanti al portiere, magari poteva cambiare la storia di quella partita, che per carità è un'amichevole estiva, però insomma è sempre lì quello che ho detto prima, insomma, che la fortuna, ci vuole sempre un pizzico di fortuna. Fortuna nel calcio e nello sport fa anche, è un po'... In Champions League ancora di più, in Champions League ancora di più. Sì, soprattutto in queste partite dove ci sono andate e ritorno, eliminazioni dirette. Assolutamente sì. Sicuramente. Invece sulle giovanili, Roberto, ti aspetti, partiamo, ovviamente concentriamoci su
Under 23 e Primavera. Un inizio non semplicissimo nel girone A di Lega Pro per i ragazzi di Fabio Pecchia, con comunque dei giocatori che si sono messi in mostra su tutti Mota Carvaglio. E invece per quanto riguarda la Primavera, partirà il campionato il 14 di settembre, quindi ancora più o meno una settimana, sabato prossimo, in casa contro l'Empoli. I ragazzi di Lamberto Zauli quest'anno devono centrare come minimo i playoff dopo la mancata conquista della scorsa stagione con Francesco Baldini. Ti aspetti, c'è un nome da cui ti aspetti qualcosa in più in Primavera? No, in Primavera, allora io in Primavera c'è un giocatore su cui faccio affidamento, ma in realtà faccio affidamento dall'anno scorso, che è ancora sotto età, che è Moreno. Pablo Moreno, secondo me, è un giocatore dal talento incredibile e può venire fuori molto bene. Per l'Under 23, secondo me si è rinforzato tantissimo rispetto all'anno scorso. È partita male, ma fa parte anche di quello che dicevamo prima, cioè un po' del pizzico di fortuna, perché a Novara abbiamo perso, ma oggettivamente la Juve per grandi parti ha dominato. Il Novara ha fatto due gol su rimpalli e la partita l'hai persa. Col Siena sei riuscito a ribaltare due gol di svantaggio e sei andato sul 2-2 e hai preso gol poi al 94esimo su un calcio di rigore. Diciamo che non è partita bene, ma rispetto all'anno scorso vedo che non c'è una partenza, diciamo una falsa partenza dettata dagli episodi. L'anno scorso invece anche da qualche prestazione non buona, ecco. Sì, è vero, sono d'accordo con te. Poi quest'anno mi sembra anche che a livello di uomini manchi un po' di esperienza, questo devo essere sincero, soprattutto nel parto difensivo manca un po' di esperienza. Però quello che voglio dirti, tra Clemenza, Lanini, Mota Carvaglio, ci sono giocatori importanti Ragazzi, abbiamo Raffia che è nazionale tunisino, cioè prima squadra tunisino, nazionale prima squadra. Assolutamente. Quindi... sì, secondo me c'è anche Fredriksen che è l'anno buono. Manca forse qualcosa in difesa dove avrei preso un centrale un po' più esperto, ecco, questo. Ma sì, infatti mi sembra che stiano trattando Alcibiade. Sì, sì, c'è Alcibiade, vicino, ma avrei preso ancora qualcosina di più esperto e forse anche ancora un po' più maturo, ma non faccio il direttore sportivo per fortuna della Juventus. Ma comunque anch'io sono dell'idea che gli episodi non ci hanno premiato. Adesso vedremo cosa succederà nel proseguo del campionato. Ti faccio una domanda: avresti tenuto o no Nicolò Sticaviglia? Lì è un po' particolare la situazione. È un talento, ha avuto l'offerta della Serie B, quindi è ancora maggiore lo stimolo. Ti sei ripreso Ranocchia, che è un giovane interessante, nello stesso ruolo. Secondo me l'avrei fatto, perché alla fine l'obiettivo dell'Under 23, prima di ogni risultato, deve essere quello di far crescere i ragazzi. E quindi non posso tarpargli le ali per un bene mio personale a tenerlo magari in C, quando so che può fare esperienza bene a Perugia in B. Sì, diciamo che l'importante è però che il Perugia, quando e se sarà coinvolto nella lotta per magari la promozione, si ricordi di Nicolò Sticaviglia e non punti su giocatori magari più affermati, perché vuole a tutti i costi salire. Questa è l'unica paura che ho. Quello sicuramente, insomma, diciamo che l'avrei fatto con le garanzie che il ragazzo giochi. Ecco. Roberto, grazie mille per il tuo intervento. È stato un piacere. Grazie a voi, è stato un piacere, mi sono divertito. Alla prossima. Anche noi, alla prossima. Ciao Roberto, buona giornata. Ringraziamo allora Roberto Loforte, Fuori Rosa TV, per questo collegamento telefonico a Social Club su Radio Bianconera.